La libertà eh, è un, dice qualcuno, la, la croce della filosofia, perché appunto, come si accennava nell'introduzione, il, il tema, il problema è pieno di, di, di contraddizioni, di, di aporie. Appena lo affrontiamo eh, ci manca la strada, non sappiamo... Che vi via percorrere un po' come per altri, per altri termini chiavi, chiave della filosofia, insomma, tipo il tempo? No? se non me lo chiedono, so perfettamente che cos'è, o credo di saperlo. Appena me lo chiedono, non so dare una risposta. E questo vale per la filosofia e spesso anche per la scienza, ammesso che vi sia una differenza tra i due, le due dimensioni. Quindi, cercheremo brevemente di, di sottoporre a critica questo termine, nel senso filosofico del termine, non significa polemizzare o contestare, significa giudicare. Crisis in greco vuol dire giudicare, vedere di analizzare questo concetto per eh, comprendere, se ce la facciamo, che cosa può significare. Però, come sempre, quando si fa filosofia, il, il, il percorso ha un senso se lo facciamo dall'interno, non con un modo pedante libresco, cioè quindi se ragioniamo mentre affrontiamo criticamente il problema, se ragioniamo anche sulla nostra esperienza, perché allora il, si fa filosofia, altrimenti appunto è storia della filosofia semmai, ma, ma non filosofia. Da dove viene la domanda? Intanto partiamo da qui. Perché ci interroghiamo sulla libertà e perché questa, questa domanda, questo problema è forse quello che ci riguarda di più? Perché ce ne interroghiamo? Perché se facessimo quello che vogliamo, se potessimo fare quello che vogliamo, il problema non si porrebbe, no? Non si porrebbe il problema, se ci, ci fosse dato di soddisfare le nostre mire, i nostri obiettivi, i nostri desideri. Ci interroghiamo, la domanda sulla libertà emerge da che cosa? Dal fatto che non ci sentiamo liberi. Per questo ci interroghiamo sulla libertà, perché avvertiamo una impotenza in noi. No? Impotenza cosa significa? Essere condizionati. No? Il potente chi è? Il potente. Il potente è essenzialmente colui che non sopporta, che non, che non deve sopportare condizioni. No? Noi diciamo che quella persona è potente perché? Perché a differenza di altri può, cioè non è condizionato. Quindi se noi ci interroghiamo sulla libertà è perché ci sentiamo condizionatissimi, cioè impotenti. Finisce questo accordo? Funziona questo sistema o no? O è impotente? È potentissimo adesso è potentissimo. Va, sì. Vabbè, vediamo un po'. Vi mm. pare? Quindi, la domanda nasce da questo, cioè da un sentirsi soggetti e non attivi, passivi e non attivi. Patiamo una condizione di, di appunto soggezione rispetto a che cosa? Ma rispetto, sì, stai dicendo delle cose ovvie, noi siamo soggetti a un'infinità di cose, ai terremoti, a, alle guerre che fanno gli altri. A, è chiaro, cosa ci stai, ci stai a dire? Siamo condizionati. Questo significa che non siamo liberi? Beh, anche ovviamente, perché se sei condizionato da tante potenze più potenti di te... La tua libertà è una libertà molto relativa, ma non è questo che ci angoscia quando ci interroghiamo sulla libertà, penso, no? Perché questo ci potrebbe risolvere dicendo beh, certo, siamo degli enti finiti e come tutti gli enti finiti, e non essendo Dio, eh, no, siamo condizionati. Ma questo non ci farebbe soffri soffrire. Che cos'è che ci fa soffrire? e impone la domanda sulla libertà. Ci fa soffrire che non ci siamo condizionati soltanto da questo, ma anche dal fatto che avvertiamo di non poter fare quello che vogliamo, cioè, nel senso più preciso, che vediamo, eh, famoso motto latino, vediamo ciò che vorremmo fare, vediamo ciò che che, ci sarebbe, che sarebbe bene fare, e non riusciamo a farlo anche se nessuno ce lo impedisce, giusto? Nessuno ce lo impedisce. Eh? Video, migliora, provoque, deterioraque sequor eh? vedo che cosa è bene, vedo che cosa sarebbe bene, ma seguo il peggio. Vedo che cosa è il meglio e seguo il peggio. Questo ci capita continuamente, spero, nella nostra vita, senza bisogno che ci sia nessun dittatore a dirti cosa devi fare, senza che ci sia nessuna causa esterna che ci dice che cosa dobbiamo fare o non fare. È un limite e una condizionatezza che sentiamo al nostro interno cioè siamo soggetti a un condizionamento interiore che viene dal nostro essere a questo condizionamento, questa condizionatezza che è quella che maggiormente ci angoscia se ci riflettiamo che viene dal nostro essere si aggiungono tutte le condizionatezze che vengono dal nostro essere enti finiti, cioè essendo finiti, confinanti con altri e quindi sofferenti, pazienti di questo confine. Quindi alle cause che ci condizionano esteriori si aggiungono queste... Ma possiamo porre una vera differenza tra queste due dimensioni? Proviamo a ragionare. Possiamo porre una vera differenza tra queste due condizioni? Tra i condizionamenti che ci vengono dall'esterno, cosiddetto, e i condizionamenti che sentiamo venire dal nostro essere fino a un certo punto, perché il nostro essere è naturale esattamente come l'essere delle cose che patiamo esterne a noi. È natura questa, ed è natura quelle, è natura. Noi siamo condizionati dalla nostra natura, esattamente come siamo condizionati dalle cause naturali che in mille modi ci condizionano e che ci sembrano qualcosa di esteriore. Ma la nostra natura è qualcosa di esteriore a noi, pure è natura. Che vuol dire questo? Eh, vuol dire quello che... Diceva un grande filosofo, che a questo punto possiamo citare senza problemi. Perché? Perché abbiamo cercato di fare un ragionamento che riguarda anche la nostra esistenza. E eh? allora forse la citazione a questo punto non è pedante né libresca, quando diceva liberi possiamo solo sognarci. Spinoza liberi possiamo solo sognarci. Perché? Perché non siamo condizionati soltanto dalle cause esteriori, che allora potremmo dire: beh, ma siamo liberi. No, scopriamo che siamo condizionati anche da quella natura che è la nostra e che appartiene al nostro essere. E quindi, se siamo condizionati dalla natura nostra e dalla natura fuori, siamo condizionati, siamo condizionati, liberi. Il concetto di libertà quale sarebbe? Anzi, quale è? Indiscutibilmente il concetto di, 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 di libertà, essere causa di sé. Perché se sei causa tu, causa di te, causa sui, sei libero. Quello è il concetto di libertà. Non sei condizionato da niente. Ma per non essere condizionati da niente, occorre essere causa di sé. Perché se non sei causa di te, sei per forza condizionato, non solo dalla natura esteriore, ma anche dalla tua natura interiore. Perché? Ma perché tu non sei causa di te, tu sei stato prodotto, giusto? E sei stato prodotto da che cosa? Ma da una infinità di cause. Da cosa è stato prodotto ciascuno di noi? da una catena infinita di cause, anzi diciamo meglio, indefinita di cause. Un, un fisico, un chimico contemporaneo dice appunto se una cellula nostra potesse parlare ci racconterebbe la storia del, 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 della Terra, ma neanche del cosmo. Da una catena infinita di cause e le sappiamo, no? E allora dice Spinoza, sai perché ci riteniamo liberi? semplicemente perché ignoriamo le cause. Ignoriamo le cause, non sappiamo perché facciamo questo o facciamo quell'altro e ci riteniamo liberi, perché se conoscessimo la catena delle cause che ci hanno prodotto, eh, noi capiremmo di essere completamente condizionati. Concetto di libertà. Concetto, cioè ogni cosa si capisce, poi si va al concetto. Concetto di libertà, siamo d'accordo? Causa sui. Eh, non c'è dubbio, questo è incontrovertibile. Perché? Perché se io sono causa di me, se posso spiegarmi da me stesso completamente, sono libero. Non ho condizionamenti di nessun genere. Poi posso produrre degli effetti come Dio o come la natura per Spinoza, natura si vedeus. Natura o oh Dio può avere degli effetti ma non è effetto di niente, quindi è incondizionato. Noi ci illudiamo dicendo sì, la natura fuori ci condiziona, ma io no, no, anche tu perché tu sei parte della natura, non sei altro che un frammento della natura, e quindi sei condizionato dalla natura nella sua, in ciò che ti appare esterno e in quella dimensione della natura che sei te stesso. Le sai tutte queste cause? Assolutamente no. Se tu le potessi sapere tutte queste cause, sapresti la ragione, potresti andare alla ragione fondante ogni tuo atto. Ma poiché non le capisci, non le comprendi, non puoi saperle, ecco che ti sogni libero: è un bel problema. È, è difficile contraddire questo discorso, no? Ha una logica, è Spinoza, tale quale il discorso che faceva Nietzsche, tale quale, non fa altro che citarlo. E dice, quando dice appunto la volontà del volere, la, la libertà del volere è una leggenda inventata. Inventata per che cosa? Per giudicare e punire. Eh, come faremmo a vivere, come faremmo a organizzare le nostre società se non, non credessimo a questa leggenda della libertà del volere? E chi di noi sarebbe imputabile per i suoi atti, per i suoi gesti? Nessuno di noi sarebbe imputabile, no? Perché già adesso praticamente tutti gli ordinamenti giuridici stabiliscono che se tu non sei, non hai la libertà del volere, non sei imputabile. <ride> Ma se fosse... La libertà del volere adesso è una leggenda. Chi potrebbe essere imputabile? E che giustificazione avrebbe il punire, la sanzione, la punizione? Quindi è questa idea della libertà è una necessità pratica. Non ha nessun fondamento logico-razionale, ma è una necessità pratica per regolare le nostre vite. Se no sarebbe impossibile qualsiasi ordinamento giuridico o politico. Non ci sarebbero colpevoli. Non potrebbero esserci colpevoli. Come noi diciamo, infatti, che non ci sono colpevoli nel mondo animale. No? Nessuno di noi si, si, si sogna di accusare il lupo perché mangia la pecora. Non potrebbe essere imputabile nulla. Quindi è un'esigenza pratica, esattamente come... Sul piano logico, molti dicono, è un'esigenza pratica anche il principio di non contraddizione, come dici che è un'evidenza un logica il principio di non contraddizione. Ma di nuovo per tornare alla nostra esperienza, e quante volte ci è successo di amare e odiare allo stesso tempo? Amo e todi, mm? esattamente come video migliora, provoco e deteriora in questo sequo? Amo e todi. E allora, non è una contraddizione logica. Nello stesso tempo, riguardo quella persona, nello stesso momento, sotto lo stesso riguardo, sento amore e odio. La nostra esperienza dice continuamente che esiste il principio di non contraddizione. Ma immaginatevi una società in cui non si tenesse conto del principio di non contraddizione: come faremo ad intenderci? Come faremo ad intenderci? Quindi, sono esigenze pratiche, convenzioni, artifici, dobbiamo tenerle ferme. Punto di domanda. Eh, però questa è una poesia no? eh, alla quale Kant, il grande Kant, no, dà ragione pratica una risposta. Ma però, se non sentite l'angoscia di questa poesia, non, non si fa filosofia, ma neanche si fa, secondo me, si, 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 si passa una vita cosciente se non si sente, se sente l'angoscia che viene ad affrontare il problema appunto della libertà, se non si dà per qualcosa di scontato, di presupposto, che va di per sé, si è, non si è liberi, ma proprio si è nel, nell'abisso della condizionatezza. No? bisogna sentirla, a partire da questa angoscia che, vi, che viene quando appunto senti che... Eh, eh, per la tua natura non riesci a fare quello che vedi sarebbe bene fare. E da questa angoscia nasce la domanda Kantiana, da questa angoscia. Ma come è possibile che ci sia un solo essere in tutta la natura per il quale non vale il principio di un condizionamento naturale, fisico, tutto nella natura? È causa, effetto. Tutto nella natura è un effetto che ha una causa e per noi non varrebbe. E invece per noi siamo gli unici che hanno una... per gli animali diciamo è istinto, no? Per noi no. E com'è possibile questo miracolo? Che noi siamo l'unica parte della natura per la quale appunto invece gli atti corrispondono ad una libertà del volere. Cioè, sono incondizionati. Questa è la domanda, e Kant dice: sì, vi è, vi è, esiste una causalità nella natura di cui noi facciamo parte. Esiste una causalità empiricamente incondizionata, citazione. Esiste nella natura una volontà, una, scusate, una causalità, cioè un principio di causalità, vi sono degli esseri nella natura che producono, cau, producono effetti che non sono condizionati, una causalità empiricamente incondizionata, dove si manifesta per Kant con evidenza questa causalità empiricamente incondizionata si manifesta nella condotta etica. Mm. Nella nostra condotta etica, quando noi seguiamo quelli che Kant chiama gli imperativi categorici, che sostanzialmente sono appunto improntati tutti su un criterio che ha una storia secolare nella nostra civiltà, anche prima del cristianesimo, no? che è il principio fondamentale. Di, non, di, di trattare il prossimo come vorresti essere trattato te. Questa è la regola fondamentale no? di equità. Equità, appunto, equità, cioè equilibrio tra come tu vorresti essere trattato e come tu tratti il prossimo. Dice Kant, esiste una causalità di questo tipo, cioè esistono comportamenti che sono propri del nostro essere, per i quali appunto noi seguiamo una, questi principi etici e ci comportiamo secondo essi. Quando ci comportiamo secondo essi, vedi, la nostra causalità non è empiricamente condizionata, perché la nostra causalità segue non condizionamenti empirici, ma principi etici. Non segue un essere ma un dovere essere. Eh? Non obbedisce a un essere empiricamente dato, ma persegue un dovere essere, un sollen. E questo è proprio della nostra natura. Quindi nella natura esiste una causalità non empiricamente determinata. Dice, è un fatto, dice Kant, questo è un fatto. Eh, ma, è, ma è un bel problema, è un fatto, vi chiedo, è un fatto. Eh, quello che è un fatto, potremmo dire, è che noi abbiamo l'idea dell'imperativo categorico. No? L'imperativo che vi ho appena detto, l'abbiamo l'idea, è un fatto che abbiamo l'idea. Anche il delinquente ha quest'idea, la capisce benissimo anche un delinquente questa idea. Può, può non capirla? È un fatto. Ma Kant, forse tu confondi il fatto di questa idea con il fatto di poterla non solo perseguire, ma realizzare questa idea. Eh, questo è un fatto. Che noi abbiamo quest'idea quest idea di una causalità empiricamente non determinata, non condizionata è un fatto. Ma che noi abbiamo il potere di mettere in atto questa idea è altrettanto un fatto? E dove l'hai visto Kant questo fatto? Sei sicuro? E qui vi è un problema, appunto. Emerge un problema che è quello che mette in evidenza un altro dei grandi pensatori che ha riflettuto sul tema e che si è sempre detto allievo di Kant, eh? discepolo di Kant, contro gli idealisti successivi a Kant, eccetera, eccetera, che è Schopenhauer. A, a sua volta in qualche modo maestro di, di, di Nietzsche, un grandissimo filosofo, meno noto di quelli che sto citando, ma insomma, grandissimo filosofo, che si diceva discepolo di, Schopen, di, di Kant, ma pone in evidenza questo problema. Kant, guarda che tu, fai confusione tra il tema della libertà eh, e il tema della volontà. Cioè, ciò che puoi dire incondizionatamente libera, cioè libera nel senso del concetto, del principio, libera nel, senso, libera nel senso che non puoi indicare nessuna causa per il suo essere. Libero è ciò che è assolutamente incondizionato. Tu dici, Kant, che la libertà che si manifesta nel, nei principi etici è assolutamente, incondizio, empiricamente incondizionata. Stai attento, non è la libertà essere empiricamente, è la volontà su cui noi non possiamo volere. Noi non possiamo volere sulla volontà. Nessuno di noi può decidere di non volere, giusto? Quello è incondizionata, la volontà è incondizionata, non la libertà. La volontà è incondizionata. La volontà è incondizionata. Ma non c'entra con la volontà, con la libertà. La volontà che è incondizionata poi produce degli effetti. Ma attenzione Kant, quando la volontà produce degli effetti, come la causa sui, come la natura produce degli effetti, come Dio produce degli effetti, o la natura produce degli effetti, ma Dio e la natura incondizionati. Quando produce degli effetti, e quegli effetti saranno tutti condizionati. Tu dici che effetto della libertà sono i principi etici, eccetera, eccetera, ma saranno condizionati per forza perché sono condizionati dalla, dalla, dalla volontà. E la volontà, la causa del tuo volere, la sai, la conosci, no? Perché la causa del tuo volere, per il fatto che tu sia un, un, un essere dotato di volere, riguarda una concatenazione di cause infinite che è giunta fino a te e che tu non puoi conoscere, che tu ignori. Una concatenazione infinita di cause che ignori. Quindi... La volontà è incondizionata, ma gli effetti della volontà, tra cui tutti quelli che tu dici liberi, saranno condizionati. Saranno condizionati ex ante dall'essere della volontà ed ex post perché? Perché ogni nostro atto che riteniamo libero, ogni nostro atto è rivolto sempre ad uno scopo. Uh, avete mai incontrato un atto che non persegue uno scopo, un fine? È sempre rivolto ad uno scopo. Quindi ogni nostro atto non è soltanto condizionato ex ante dal fatto che proviene dalla volontà su cui nulla possiamo, perché non possiamo non volere. Non solo ex ante, ma anche ex post, perché poi tutti gli atti della nostra volontà anche quelli che noi riteniamo liberissimi, si rivolgono a uno scopo. Quindi sono determinati dallo scopo che vogliamo perseguire. Condizionati dallo scopo che vogliamo perseguire. E quindi di che libertà parliamo? Certamente nulla che possa assolutamente essere paragonato all'idea della causa sui. La libertà, dice Spinoza, consisterebbe semmai nella, nel, nel nostro potere spezzare questa catena, cioè nel cessare di volere. Se noi riuscissimo a cessare di volere, noluntas, cioè, allora sì ci mostreremmo liberi perché ci mostreremmo capaci appunto di condizionare la stessa, la stessa volontà, cioè in qualche modo più potenti dello stesso volere. Eh, ma fin tanto che noi stiamo nella catena tra l'essere del volere e gli atti che diciamo della libertà che derivano necessariamente dall'essere del volere e perseguono degli scopi determinati, eh, Fin tanto che noi stiamo in questo, in questo circolo, non possiamo dirci liberi. Le nostre azioni, per dirla. per concludere, le nostre per concludere questo aspetto, che cercheremo poi di contraddire in qualche modo, per concludere questo prima primo discorso critico e dov dovremmo concludere dicendo appunto la famosa espressione operari sequitur essere. Ogni nostra opera, ogni nostra azione è conseguenza del nostro essere. Noi facciamo quello che facciamo perché siamo così. Perché il nostro volere è stato così determinato, e perché perseguiamo scopi finiti che ci condizionano. Il nostro volere, appunto, è condizionato ex ante ed ex post. Operari, seguito esse. I, I nostri atti non, sono, non, non manifestano mai. Non manifesterebbero mai quella causalità incondizionata che Kant vedeva nella, nella, nella condotta etica. Perché la condotta etica deve ricadere appunto nel, nel, nel campo dell'operare che segue all'essere della volontà e che persegue comunque scopi determinati. Ma lo scopo determinato è la legge santa, come la chiamava Kant, la legge santa dell'imperativo. E eh, vabbè. Sarà la legge santa Kant, ma è un obiettivo, uno scopo determinato. E tu puoi proseguire quello scopo determinato perché il tuo volere è così. Ma tu ti sei fatto il volere, te lo sei creato il volere è opera tua il volere. Il tuo volere così o colà non deriva forse dall'essere del volere o è una tua produzione. E giunti a questo punto soffochi. Perché? Perché noi siamo incapaci, eh, e dobbiamo assumerla questa, questa, questa idea, noi siamo incapaci di concepirsi non liberi. Ma la filosofia eh, e in qualche modo anche la logica porta a questa poria. Possiamo, possiamo superarla semplicemente dicendo, beh, io devo sentirmi libero, non vivo se non mi sento libero, soffoco se non mi sento libero. Questa è la caratteristica del mio, del mio esserci, io sono l'uomo del possibile e quindi è solo, è solo, è solo la morte che toglie questo orizzonte di, di possibilità che, che mi costituisce. E quindi tutti quelli che tu mi hai raccontato sono sofismi, ma sono sofismi? E eh, non credo, perché noi li avvertiamo dentro, potentemente, quando falliamo, eh? quando, quando riconosciamo la nostra impotenza e ci chiediamo, ma questa cosa l'ho fatta io? Eh, l'ho fatta io? Ma questa, questa cattiveria, nel senso letterale del termine, captivus, prigioniero, quando ti senti prigioniero, quando fai qualcosa che senti cattivo, non ti senti prigioniero. Il senso di colpa non è questo, eccetera. No? Ecco, queste, quante volte, e ci siamo interrogati, ma l'ho fatto io? Quindi continuamente la nostra esistenza ci porta di fronte a questa impotenza della libertà. In tutti i campi, in tutti, in tutti, si sente impotente l'artista quando non ce la fa a fare quella cosa, a realizzare quell'idea, si sentirà impotente il politico, si sentirà, siamo impotenti tutti. E ci chiediamo, ma allora liberi a che? Ci siamo condizionati da ogni parte, ma condizionati da noi stessi prima di tutto. E queste filosofie che abbiamo attraversato ci, ci, ci costringono ad affrontare la questione, non ce la fanno dimenticare, no? ci, ci, ci sbattono di fronte, fronte, fronte alla poria. E bisogna saltarne fuori se ce la facciamo, perché certamente è nostra esperienza, altrettanto quanto quelle di cui abbiamo parlato, negative per così dire, anche quell'altra esperienza che noi non possiamo rinunciare a questo, chiamiamolo per, il, chiamiamolo per il momento, sentimento di libertà. E però sentiamo anche il bisogno in qualche modo di fondarlo, no? di giustificarlo. Non ci basta dire un sentimento, eh? un sogno, come dice Spinoza, un sogno. E ora allora di nuovo questi grandi filosofi come Spinoza ci aiutano forse al salto, perché appunto Spinoza da un lato dice sognano coloro che credono di essere liberi, libera è solo la causa sui, e dall'altra parte eh, l'ultima parte della sua grande opera dell'etica eh, è tutta dedicata appunto alla libertà dell'uomo. E com'è che la mettiamo? Com'è che si esprime questa libertà? Tu che mi hai detto che l'idea di libertà è solo il frutto della, della, della mia ignoranza sulle cause, perché se conoscessi le cause che mi hanno condotto a qualsiasi azione, vedrei che ogni mia azione è condizionata, ex ante ed ex post. E tu mi tiri fuori l'esaltazione della libertà umana. In che senso? Eh, nel senso di Spinoza è chiaro, e anche di Nietzsche poi. Nel senso che la nostra, alla nostra natura, natura fisis, direbbero i contemporanei, l'evoluzione della nostra specie, eccetera, eccetera, ha portato alla formazione di un cervello, di una parte del cosmo, questa, che a differenza, a quanto pare, anzi a quanto è certo, di altri animali, di altre specie, Conosce e conosce sempre più profondamente la natura stessa. Cioè, quindi la libertà consisterebbe in che cosa? Nel fatto che io conosco tutto quello che vi ho detto finora, lo conosco, conosco la natura, conosco tante cause, non tante da risalire alla causa. Perché, fino a risalire alla causa, a Dio, al principio che genera tutto, non posso. però tante cause prossime e sempre di più cosa fa la scienza? Conosce sempre di più cause che hanno prodotto effetti determinati. Questa è la straordinarietà di questa parte della natura che è il mio cervello. Conoscere sempre più cause. Quindi la libertà consiste in che cosa? Nel conoscere sempre più cause. Se vuoi, la libertà consiste nel sapere sempre più profondamente la necessità. Quanto più conosci ciò che è necessario, tanto più sei libero. Perché? Perché se conosci... Quanto più conosci il necessario, tanto meno potrà, come dire, spaventarti, atterrirti, eh, stupirti. Tanto più conosci il necessario, tanto più saprà la tua mente amare la necessità, nel senso letterale del termine, amare, nel senso di diventare tutt'uno. Filia, filia diventare tutt'uno. La necessità non è più qualcosa di esteriore che mi colpisce, ma diventa tuttuno con la mia conoscenza. Salgo sul suo carro e vinco con lei, questa è la risposta di Spinoza alla fine. Ma non solo. Salendo sul carro della necessità, amor fati, amor fati, conoscendo sempre di più, grazie al dono di questo cervello che mi permette, a differenza delle altre specie, di conoscere sempre di più che cosa? Il necessario, perché che cos'è che conosce lo scienziato? Le leggi della natura, cioè ciò che è necessario. Più conosco la necessità, più esprimo la potenza del mio, del mio conoscere, la potenza della mia mente, come dice Spinoza mente, non dice cervello, dice mente, la mia potenza della mia mente, eh, e tanto più avvertendo la potenza della mia mente potrò anche, e qui c'è l'aggiunta fatale, eh, su cui Spinoza forse non tira tutte le conseguenze, conoscendo, perché è del tutto logico finora il discorso, conosco sempre di più la natura, le leggi della natura, cioè la necessità, amo questa conoscenza e ciò che mi fa conoscere, cioè è necessario, amo i fatti, esalto in questo modo la potenza della mia mente rispetto ad ogni altro ente naturale e questo è la mia libertà. Ma Spinoza aggiunge, e grazie a questo vinco le mie passioni. Eh, Spinoza, piano. Vinco i miei affetti, vinco le mie passioni. Sono sempre meno prigioniero dei miei affetti, sono sempre meno servo dei servitute umana. Capitolo precedente della grandissima opera che un, un occidentale europeo appunto, dovrebbe avere sempre accanto a sé sul... Sul, come si chiama, sul comodino, deservitù umana, passioni, affetti, l'elenco delle passioni e degli affetti. Se conosco amorfati sarò forte abbastanza da vincere gli affetti, perché? Seguo perfettamente il tuo ragionamento fin tanto che mi dici che appunto si conclude nella, nella manifestazione della potenza della mente. Questo è perfettamente coerente. La mia natura mi consente, ha prodotto una mente, la fisis, la natura, natura si vedeus, ha prodotto una mente capace di conoscere la necessità perfettamente logico, ma è ben altra cosa dire che questa conoscenza mi permette di vincere tutti i sinistri, cattivi, tristi affetti e passioni che ci tormentano, eh? che sono poi grossomodo stesse, le stesse di Dante, eh? <ride> e soprattutto due. Eh? Avarizia e superbia, la lupa e il leone che Dante incontra, ma la lupa soprattutto, la prima, l'avarizia, e anche, anche per Spinoza la, la, il vizio, il peccato capitale, no? l'avarizia. Perché? E qui andiamo un po' in ordine. Allora, avete, avete seguito fin qui. Il... La, Primo aspetto acquisito, secondo me, un po' anche logicamente. Certo, natura, mente. La mente funziona come abbiamo visto. Questo funzionamento permette di conoscere niente di straordinario, se non il fatto che siamo tra tutte le specie qualcosa di abbastanza straordinario. Ma Animali dotati di logos, eccetera, eccetera. Da ciò diceva: Va bene, la mia libertà allora è l'armonizzarmi, l'accordarmi col necessario. È una, una conclusione forte e logica. Conclusione. Mi è dato giungere ad un accordo col fatto. Non ci lotto più contro come gli ignoranti no? che cercano, che si inventano, sognano di essere liberi, di poter fare quello che vogliono, no. Sono quel filosofo scienziato o quell'uomo che è riuscito appunto a sapere e poi lo farà in un modo o nell'altro, raggiungerà una legge soltanto, ne scoprirà centomila, non sono differenze quantitative. Il fatto fondamentale è che la mia mente mi permette di conoscere appunto le cause che determinano lo svolgersi dei fenomeni naturali. E questo, questa conoscenza equivale alla, a quello che possiamo dire libertà. Libertà cioè dal restare ignoranti rispetto al necessario. Tuttavia, per giungere a questa conoscenza, amorfati, è senz'altro necessario vincere le passioni, gli affetti. Perché se io sono pieno, cattivo, prigioniero di affetti e passioni, cosa vuoi che conosca? Infatti tutta la grande scienza occidentale europea cosa afferma continuamente? Ancora adesso, continuamente, cosa afferma? Di non essere schiava delle passioni e degli affetti. Magari il politico o l'ideologo sarà schiavo delle passioni e degli affetti, ma io scienziato sono come dicono i tedeschi vert frei libero, sono uno spirito libero da passioni e affetti. Ma è logico che dica questo lo scienziato, perché se non dicesse questo è chiaro che non potrebbe amare la necessità. <ride> allora è indispensabile Spinoza per giungere all'amor fati aver vinto le passioni e gli affetti. È un presupposto, perché se io sono dominato da passioni e affetti, eh, non potrò mai conoscere la cosa in questo modo disinteressato, puro, eh, la scienza pura. Non potrò mai giungere a questo. E quindi è un presupposto vincere la mia servitù rispetto agli affetti e alle passioni. Questo non me lo può dare la conoscenza, attenzione il passaggio, avete capito, non me lo può dare la conoscenza questa libertà dagli affetti e dalle passioni. La conoscenza è concepibile soltanto come un, un, un effetto, se volete, di questa liberazione dagli affetti e dalle passioni, perché nessun scienziato pieno di affetti e passioni può essere uno scienziato. E quindi che cosa mi libera dagli affetti e dalle passioni? Che cosa mi libera dagli affetti e dalle passioni? Non credo che Spinoza risponda a questa domanda, se noi leggiamo con attenzione lo sviluppo della sua grande opera. Tantomeno Schopenhauer, tantomeno Nietzsche, non liberano da questa domanda. E c'è una risposta a questa domanda? Francamente non credo. La risposta è una non risposta ed, è, ed emerge, diciamo, alle origini della nostra civiltà, della nostra civiltà, non soltanto filosofia o scienza, della nostra civiltà, dei nostri linguaggi, del nostro modo di essere ed è nel famosissimo mito della, della Repubblica, il mito della caverna. Tutto è chiaro nel suo sviluppo, appunto. Quello che è incatenato, eccetera, eccetera, marcia verso la luce, conosce sempre più profondamente, fino a giungere in cima al monte, davanti al sole, a capire che anche il sole è un prodotto di, diciamo, natura o Dio. Ma da dove è partito? Da niente. Quella persona incatenata, come tutti noi, ma che non sanno di essere incatenati, quel tale, a un certo momento si alza e si slega. Boh. E comincia a conoscere, eccetera, eccetera. Si libera dalla, dalla cattività in cui si trovava, ma... Che cos'è? Quell'inizio, quell'inizio, che poi spiega tutto, ma quell'inizio, da che cosa è causato? Quell'inizio è un dono, un dono. Come volete spiegarlo? Come volete fondarlo? È un dono. Ed è lo stesso discorso che, dice, che fa Dante. È un dono. La libertà del volere. Il volere è naturale, natura. Che noi vogliamo è assolutamente naturale. Ma la libertà del volere è un dono. Il sommo dono, dice Dante, che Dio ci fece. Dante, credente cristiano, il sommo dono che Dio ci fece. Platone non dice che è stato un Dio a farcelo, a liberare quel tale, non è stato un Dio, ma è stato che cosa? un caso fortunato mm, vabbè, sarà stato un caso, un dono del caso. Un dono del caso, un dono della selezione naturale alla nostra natura, un dono o una condanna per sentirsi liberi e andare su per quella impervia via è faticoso, eh? È molto faticoso. Faticosissimo. Infatti sembra che lo faccia uno solo nella nella, nel racconto di Platone, che è un racconto molto pessimistico alla fine. Appunto. Ma è un dono, cioè, diciamolo in termini più filosofici, è qualcosa di infondabile. Qual è il fondamento della libertà? Non è un fondamento, è un abisso. Lo scienziato dirà... Prodotto dell'evoluzione, la tua mente a un certo punto si è liberata, come quella del prigioniero, eh, come quella del tipo di Platone. Si è liberata. La selezione, la tua, il caso, un caso felice della selezione che ha creato non solo una mente, non solo una mente, ma una mente che, non solo quindi una mente che conosce, che è in grado di conoscere ma che per essere in grado di conoscere è in grado anche di combattere avarizia, invidia, superbia, gola, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i peccati mortali, cioè tutti quei peccati che anche per la teologia sono quei peccati che disfrancano, come dice Dante, no? Disfrancano, cioè tolgono la libertà. Il peccato disfranca, e lo stesso direbbe tale quali Spinoza, il peccato, il vizio, la passione, l'affetto disfranca, toglie la libertà, ti rende captivus, cattivo ti rende cattivo, captivus. Ma appunto alla fine di questo ragionamento, posizione logica, certamente conoscenza, noi siamo in grado di conoscere e siamo in grado di conoscere in modo sempre più adeguato al necessario. Per cui non c'è questa contraddizione tra libertà e necessità, questa contraddizione astratta viene meno, perché io se la mia libertà, diciamo anche banalmente, la interpreto come la forza e la potenza del mio conoscere, eh, la potenza e la forza del mio conoscere sarà tanto più si esprimerà in modo tanto più potente quanto più adeguata al necessario quanto più scopre la necessità non è così, non è così. la scienza lo dice chiaramente no? tanto la mia conoscenza è forte quanto più coglie che cosa? Il necessario le cose stanno così la necessità quindi certamente teniamo fermo questo punto La forza della mia mente si esprime nel modo più adeguato quando coglie come stanno le cose. Le cose stanno così. Ma per conoscere in questo modo occorre fare un salto, perché la possibilità di conoscere in questo modo implica appunto quello slegarsi iniziale da quelle condizioni di assoluta determinatezza e condizionatezza che caratterizzano quegli abitanti della caverna, che sono come tutti noi, perché tutti noi iniziamo così, tutti noi iniziamo così, nessuno di noi nasce libero, nessuno di noi nasce libero, è chiaro? Questo è pacifico, però tutti noi... Possiamo nascere, direbbe Platone e Spinoza, con la possibilità. Con la Esattamente come impotenza nascendo, siamo parlanti. In potenza, non parliamo appena nati, ma in potenza siamo parlanti. Cioè, abbiamo nel cervello una forma locuzionis, per dirla con Dante. Così abbiamo nel cervello forse una forma libertatis. Sicuramente abbiamo nel cervello una forma che ci permette di conoscere le cose e di conoscerle in modo sempre più adeguato. E più le conosciamo adeguatamente, più la nostra conoscenza si adegua al necessario. Amor fati. E tuttavia perché questo si realizzi non basta, non basta il ragionamento. Non possiamo, non possiamo fondare questo semplicemente sul ragionamento svolto fino a questo punto. Perché dobbiamo presupporre necessariamente, dobbiamo necessariamente presupporre perché si possa concepire questo potere della mente, il nostro potere di liberarci dalla catena degli affetti e delle passioni. E questo non può essere fondabile da un punto di vista logico-discorsivo. Questo è un dono. Questo non può essere compreso altrimenti. È enfatico il termine dono, chiamatelo caso cambia niente. Cioè, qualcosa che non è che non sta nella catena del rapporto causa-effetto e neanche che può essere fondabile in termini logico-discorsivi. Dobbiamo compiere un salto un salto. Non è più una frase questa, non è più una proposizione, non è più un discorso. A questo punto dobbiamo compiere un salto. Il filosofo dice così, lo scienziato potrebbe dire Nella storia dell'evoluzione si è formata una mente che è capace di conoscere ed essendo capace di conoscere nei termini che ho detto, devo presupporre sia anche capace di non farsi condizionare, perché se no non potrebbe conoscere, da passione d'affetti. Perché se mi faccio condizionare da passione d'affetti, come faccio a conoscere il necessario? Ma poiché vedo che posso conoscere il necessario, è un dato di fatto che posso conoscere il necessario, che la mia mente si evolve sempre conoscendo sempre di più, approfondendo sempre di più ciò che è la natura delle cose, del Reum natura. Questo è un fatto, e allora per spiegare questo fatto devo presupporre questo dono o questo caso che mi ha reso possibile di non essere captivus. E questo può essere un ragionamento. Devo presupporlo. Non posso spiegarlo diversamente. Lo puoi dimostrare? No, non lo posso dimostrare. Ma è un presupposto, come dire, trascendentale. Poiché è un fatto che possa conoscere nel termine dell'amorfati. Questo è un fatto. Spinozani, è, fa è di tutti gli scienziati, è un fatto. Come posso spiegarmelo? Non posso dimostrartelo. Non posso dimostrartelo. Però è un presupposto necessario. Altrimenti questa, questo fatto della potenza della mia mente e del mio conoscere non è spiegabile. E allora appunto il mito di Platone, il discorso di Dante, può essere svolto sia in termini rigorosamente filosofici, la mia evoluzione ha prodotto questo straordinario caso, Natura Facit Saltus c'è stato un salto nell'evoluzione che ha prodotto questa mente capace di tutto ciò. Oppure, appunto, Dante, il credente, non solo del monoteismo cristiano, ma anche di tutti gli altri, un dono, un dono, discorsivamente non, non fondabile. La frase, il discorso giunge a questo punto a un salto, ma abbiamo percorso... Un bel discorso, un bel percorso abbiamo fatto, e soltanto a questo punto ha senso porre la questione del salto. Soltanto a questo punto capiamo la nobiltà di questo dono, perché appunto abbiamo compreso come, come per giungere a concepirlo e a pensarlo, questo, questo dono della libertà sia stato necessario appunto tutto l'attraversamento critico. Che abbiamo cercato di fare. Conseguenza, eh, conseguenza è che allora sì comprendiamo la preziosità assoluta di questo dono. Allora sì comprendiamo come eh, sia assolutamente intollerabile che eh, ci possa venire tolto o messo in discussione l'altro perché. Perché è assolutamente incondizionato questo dono? In che senso? Nel senso che è perfettamente gratuito. È l'incondizionatezza della perfetta gratuità. Il dono perfettamente gratuito è perfettamente incondizionato. Io ti dono per, per quale motivo? Nessuno. Nessuno. Il dono della libertà per quale motivo? C'è qualche spiegazione fisica naturalistica che ce lo può spiegare? No. E quindi questo dono assolutamente incondizionato gratuito che abbiamo detto, non solo obbliga noi a custodirlo con la massima cura, ma obbliga noi appunto a non lederlo nei confronti di nessun altro. Il peccato dell'avarizia, che cos'è se non questo? Peccato avarizia è non riguardare nessuno che se stessi. La libertà, se intesa in questo senso, si esprime essenzialmente invece in che cosa? Nel donare. Se abbiamo compreso, compreso che cosa rappresenti la libertà come presupposto del nostro conno è tutto il discorso che abbiamo fatto, se abbiamo compreso questo, Abbiamo compreso che l'unico modo per manifestare la nostra libertà è quello di donare. Se la libertà è essenzialmente dono, noi esprimiamo questa libertà donando. Se la libertà è perfettamente gratuita, nel senso che io non riesco a fondarne la ragione in nessun modo, altrettanto noi dovremmo cercare di adeguarci a questa idea di libertà donando con la massima gratuità incondizionatamente se la libertà è questo dono incondizionato noi la esprimiamo esclusivamente in questo modo donando incondizionatamente cioè la esprimiamo nei termini esattamente opposti della superbia e dell'avarizia combattendo le due fiere tantesche che sono anche quelle di spinoza e di tutti i saggi è chiaro quindi come il ragionamento che abbiamo condotto fin qui possa, se non altro, dare un fondamento del tutto logico a ciò che dovrebbe essere il nostro comportamento, come idea regolativa, come obiettivo, ov ovviamente. Non che eh, probabilmente possiamo, non so se possiamo, non so se ci è dato questo potere, ma è certo che se noi abbiamo compreso il concetto di libertà, nella prospettiva che vi ho detto, la conseguenza è questa che non possiamo esprimerla se non appunto esprimendone la natura, e qual è la natura della libertà? L'essere dono, perfettamente gratuito e incondizionato. Altrettanto dobbiamo esprimerlo noi. E così pensava Platone, e così pensava Dante, e così pensava Spinoza, e così pensavano tutti quelli che hanno pensato, e anche alla fine Nietzsche. Eh? E anche alla fine Nietzsche, che da un lato fa il discorso che abbiamo sentito all'inizio, e dall'altro, poi alla fine conclude anche lui del tutto spinozianamente, Amor, amorfati e Ibermensch, Il superuomo di Nietzsche, quel detto malamente superuomo, è nient'altro che quella umanità che ha superato completamente in sé proprio esattamente ogni avarizia, ogni superbia, proprio esattamente quello che tramonta da tutte le sue appetiti e volontà acquisitive di possesso. L'amorfati, quando io amo il necessario, amo qualcosa che non posso in alcun modo possedere, perché il necessario non posso possederlo, giusto? Quindi la misura somma di amore amorfati per questi filosofi coincide con un amore che a priori rinuncia ad ogni possesso. E qual è la figura che invece vuole possedere e possedere? L'avaro. O il superbo, che è l'altra faccia dell'avaro, cioè il superbo che vuole tenere tutto per sé, che ritiene tutti gli altri niente e solo se stesso invece come, come sostanza delle cose. Quindi vedete che un po' tutto si tiene, ma eh, si tiene eh, obbligandoci diciamo, da un lato a un certo sforzo di, concettuale e dall'altro poi eh, ancora di più e ben più profondamente a comportamenti che diciamo, contraddicono diciamo pure tutto il nostro mondo e tutta la nostra cultura. Grazie Massimo Cacciari, eh, ancora eh, se volete il professore qui a rispondere alle vostre domande. Ecco il prima. No, guarda il microfono. Dopo. Facciamo tre a tre. Sì. Buonasera, grazie intanto della conferenza. Mi veniva in mente quel passaggio eh, della lettera 7 di Platone eh, in merito alla questione di cos'è questo cammino del conoscere sulle cause che va sempre avanti. Quel passaggio dove lui dice la mia non è una scienza che si può insegnare. Ma è, adesso non me lo ricordo a memoria precisamente, ma che è qualcosa che balza come una fiamma da un lungo lavoro in comune. E allora mi chiedo, oggi come può essere fatto questo processo di conoscenza all'università? C'è un'altra domanda? Vedevo? Eh? Qua signore lì, guarda. Professore, buonasera. Io non vorrei essere un narciso, però eh, ho fatto fatica, molto fatica a seguire tutto il suo ragionamento. Le cose... Che mi sono rimasti in testa sono due o tre. Lei dice la, vo la volontà è incondizionata, la libertà è condizionata se ho capito bene, no? poi passa un discorso relativo alla conoscenza, la mente, ecco, a questo punto mi domando: potrei andare avanti, con, però mi domando. Quando uno parla già di conoscenza, eh, mi viene in mente eh, Cartesio che diceva, adesso io ho delle difficoltà perché nella memoria ho degli appunti, ma ecco ci arrivo, il dubbio è l'inizio della conoscenza. Lei ha parlato, ecco io è quello che volevo domandare, lei ha parlato di tutto e non ha parlato del dubbio. Il dubbio è quello che porta alla libertà. Se Galileo non avesse posto dei dubbi, se Giordano Bruno, se eh, come si sa, Savanarola, Cristoforo Colombo non si fossero posti dei dubbi, noi saremmo, non saremmo liberi, non lo siamo adesso, ma saremmo ancora meno liberi, se non ci, fossimo, se non ci ribellassimo alla fine. Dei dogmi della Chiesa Cattolica saremmo ancora più schiavi, tutto sommato. No, no, lei non, non ci crede. Ma è così, guardi, è così. È mm. Solo le religioni mm. e le ideologie non lasciano spazio mm. al dubbio. Grazie, però è attaccare la Chiesa la, è la, è la, io... lascia, lasciando perdere i dogmi della Chiesa Cattolica, che sono, riguarderebbero. Ci porterebbero su altri terreni. Il discorso sul dubbio è, è, non l'ho affrontato esplicitamente, ma sono perfettamente d'accordo con lei. È ovvio, è parte integrante della conoscenza, come l'errore. È chiaro? Cioè, tutto il discorso che ho fatto sul conoscere, intrinseco a quello c'è cioè la dimensione del dubbio. Lo sviluppo del conoscere avviene attraverso, attraverso il dubbio, ma un dubbio che poi, per scienziati e filosofi, a un certo momento. Va di, di volta in volta anche superato, non definitivamente, perché un paradigma viene stabilito e dubitato, e stabilito di nuovo e dubitato e così via. Ma comunque voglio dire, il dubbio non contraddice minimamente il mio discorso, perché quando parlavo di conoscere, intendevo evidentemente intrinseco al percorso del, con, del conoscere il dubitare. Invece, invece eh, eh, Il percorso della conoscenza. Eh? Il percorso della conoscenza, se si fa fatta. Ah la... sì, la, la famosa. Eh, 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 sì. Il, eh, ma io credo che. Eh, il. Eh, ogni, ogni. ogni ricerca. Si, si, si svolge più uh, produttivamente, più proficuamente, può essere maggiormente illuminata se si svolge dialogicamente. Cioè, non, non vi è dubbio alcuno. Insomma, non, eh, quindi, quindi per, per le grandi scuole antiche era chiaro che il momento della, del rapporto diretto, il momento del dialogo, il momento della, del rapporto docente-discente, eccetera eccetera era fondamentale eh, non c'è dubbio alcuno eh, le, opere, le, opere, le opere fondamentali erano le loro lezioni no? sappiamo anche nel caso di Platone abbiamo le, 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 le lettere appunto quella lettera lì, la settima in particolare, è una lettera che mostra come alcune delle cose fondamentali per Platone dovevano essere comunicate soltanto all'interno della scuola, alcune cose fondamentali soltanto all'interno della scuola e le opere esoteri e esoteriche erano quelle, certo, che avevano importanza, certo, che volevano che fossero lette, ascoltate, eccetera, eccetera, ma che riguardavano diciamo il pubblico. Eh, il pubblico. Le ricerche fondamentali non venivano pubblicate. E così anche per Aristotele. Noi abbiamo le opere di Aristotele, sono le sue lezioni, in parte, sicuramente tratte anche da punti suoi, in gran parte tratti da punti, eccetera, di allievi, di studenti e chi lo sa quali sono quelle veramente di Aristotele, quali sono quelle della scuola. Ma le opere di Aristotele sono le opere esoteriche, cioè, sono, sono tutte. Eh, non, non, erano, non erano destinate al pubblico, poi sono le opere di Aristotele destinate al pubblico che sono rimaste invece a pezzi e a frammenti, a differenza di quelle di Platone. E quindi certo l'elemento del dialogo, l'elemento del colloquio era fondamentalissimo per Platone, per noi forse meno, ma rimane fondamentale, non c'è dubbio alcuno, rimane fondamentale il... il il, il colloquio, sacro è il colloquio, dice Helderlin, sacro è il colloquio. Lì, lì è, 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 da, è dal colloquio che vengono, le, che vengono le, 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 le grandi idee anche nella scienza, no? La scienza contemporanea non è tutto un colloquio, è tutto un colloquio, un colloquio globale, addirittura. Un... Quindi Altra cosa, se, se lei in, 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 eh, alludeva a questo, altra cosa è quella idea. E quell'idea quell che emerge appunto nella Repubblica, nel, sotto forma di mito nella Repubblica, ma i miti per Platone sono molto importanti come si sa, importantissimi filosoficamente. Quel mito che pone quel problema fondamentale. Eh? Dell'inizio, se vuoi, dell'inizio dell'origine. Com'è che, che, che noi iniziamo quell'itinerario del conoscere? Com'è che iniziamo quell'itinerario del conoscere? Che per Platone è anche un itinerario di, di salvezza della propria anima, di cura dell'anima e di salvezza dell'anima. E quando parliamo di libertà, di cosa parliamo se non della nostra anima? <ride> Quindi c'è proprio da fare. Quindi. E, 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 e l'inizio non è fondabile, cioè l'inizio non è un fondamento. Capite l'inizio non è un fondamento, non è qualcosa su cui una, una terra ferma su cui possa eh, cominciare la mia costruzione. Non è un fondamento, è un abisso. Non è un Grund, è un Abgrund, eh, come direbbero i miei amici tedeschi. Ecco, è un, è un, un abisso. Sta, sta ma sta nell'abisso? Sorge. Esplode quasi. No? Quel, quel prigion quel, quello prigioniero che non si esprimere in un certo momento si, si scatena. Si scatena, S 3 catena. Taglia le sue catene. Da chi gli è venuta quella potenza? Perché ha preso quella decisione? E chi può rispondere? Però tutto il percorso filosofico che abbiamo fatto è importante perché ci conduce lì. Mentre Platone inizia da lì, e noi in qualche modo abbiamo, abbiamo cercato di capire come si può giungere lì a quel salto, a quell'infondabile. Si, si deve raggiungere l'infondabile, non possiamo partire dall'infondabile, dobbiamo raggiungere le ragioni per cui appunto l'inizio è infondabile. Altre domande? Gustavo. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Professore, buonasera. Rispetto al, all'impossibilità del volere e non volere e alla questione della uh, in, imputabilità e non imputabilità di una persona rispetto a... Um, fatti specie di reato altro, le è mai capitato di confrontarsi con un appartenente alla magistratura e soprattutto in quale percentuale, in positivo e in negativo, ha incontrato qualcuno che le rappresentasse la necessità o l'esigenza specifica di riformare sul punto? A tutti i magistrati e giuristi che ho conosciuto, e tra cui illustrissimi rappresentanti della disciplina, sentono con, con, con angoscia questo problema. È chiaro, mancherebbe altro. Cioè, credo che sia il mestiere più, più, più tremendo che si possa immaginare: quello di dover giudicare. E la cultura contemporanea, la cultura giuridica contemporanea, come noto, si interroga profondamente su questo tema. Fino a che punto quel soggetto è imputabile. Bisognerebbe, bisognerebbe poterlo determinare al di là di ogni ragionevole sospetto che è imputabile. Eh perché, se nell'ordinamento c'è l'idea che se tu non sei libero di volere non sei imputabile, perché questo è, e allora tu dovresti, al di là di ogni ragionevole sospetto, stabilire che quello non è imputabile. Ma allora cominciano ad esserci condizionamenti di ogni genere, e, 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 e possiamo decidere una cosa di questo genere soltanto. Indagando sulla sua psiche, e dovremmo indagare anche sul suo contesto sociale per ragioni scientifiche, perché noi sappiamo che non c'è solt soltanto una storia naturale intrinseca della psiche, c'è anche tutta una storia epigenetica eh, che è condizionata da fattori culturali, storici, tradizioni, costumi, tutto quello che vuoi. E infatti, non è così che si è interrogata tanta scienza giuridica contemporanea. E non è per questa ragione che si continua a dire beh, andiamo piano nel togliere la libertà, carceri, eccetera. Tutta la cultura giuridica contemporanea non insiste su questo, soltanto estrema razio togliere la libertà. Consapevoli o inconsapevoli, questa scienza giuridica si interroga esattamente su tutto quello che ci siamo interrogati noi. Nietzsche la, la taglia breve lì, dice ma qui è proprio una, una, una violenza totale contro il soggetto. No? Cioè, ci, si sono inventati questa leggenda: che siamo liberi per imputarci, per renderci colpevoli, per, per mandarci in prigione per, 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 per farci scattare tutti i sensi di colpa di questo mondo. E, e in questo a proposito di, di chiesa, ecco questo farà contento il nostro amico, no? se la prende con la chiesa eh? la chiesa è il massimo artefice, il cristianesimo è il massimo artefice di questo senso di colpa, eccetera, eccetera, eh? eh, eh adesso non lo so. Quindi la scienza giuridica è tutta dentro questo problema, cioè, sta tutta dentro questo problema la scienza giuridica, che poi ne sia cosciente di tutti i passaggi che abbiamo fatto o meno non importa, ma il problema si, si impone anche per la scienza giuridica. Altre domande? Mm, Buonasera. Lei nell'ultima fase della sua lezione ha ripetuto più volte la parola dono, eh, oltre alla parola caso. Nel caso di dono è ovvio che ci facciamo la domanda, se la sono fatta tutti i, eh, prima, prima di noi, eh, chi è il donatore? E nella parola caso, eh, eh, con... Eh, Subentra il, la conseguenza della necessità, del dovere. Il dovere chiamiamolo etico, ma anche in questo caso eh, dobbiamo eh, chiederci qual è la finalità ultima di tutto ciò. Eh, Com'è possibile a questo punto definirsi non credenti in qualche cosa di oltre? Allora certo eh, per quello ho lasciato perché non, non è una cosa decidibile cioè quel, quell'inizio infondabile quello a cui siamo giunti e, e sul quale forse ci può essere un accordo è che appunto il, il fondamento della nostra libertà non è un fondamento <ride> bene e... Possiamo dirlo dono e certamente il termine dono eh, anche, evoca immediatamente chi dona. Ma non necessariamente, perché può essere, come dicevo, un dono del caso. Se tu pensi o credi che questo dono, come Dante, comporti un donatore, immediatamente hai anche chiaro il fine. Eh sì. Ma c'è poco da fare, se sei coerente, se il dono, se tu lo dici dono e intendi quindi che necessariamente questo dono comporti un donatore, questo donatore che è questo straordinario donatore che ti ha fatto questo dono straordinario rispetto a tutti gli altri enti naturali, perché nessun altro ente naturale ti attribuisce l'essere libero, quindi a tutta la natura, dalle stelle al sole, ai pianeti, alle galassie, ai buchi neri, agli animali, sei solo tu, per quanto ne sappiamo, a cui è stato, stato elargito questo stupendo dono. Allora, cosa, che, quali sono le caratteristiche di questo dono? L'incondizionatezza e la gratuità, ergo tu devi corrispondere a questo dono donatore donando gratuitamente, incondizionatamente. E quindi il fine ce l'hai immediatamente. È già implicito nel fatto che tu ritieni che il dono corrisponda a un donatore, eccetera, eccetera. Se invece io dico è il caso, è il caso, l'evoluzione della mia specie ha prodotto questo straordinario caso questa mente che conosce ma che non solo conosce perché se conosce in quel modo io devo presupporre che abbia la capacità di liberarsi dalla sua cattiveria e così via ed è il caso allora a questo punto allora a questo punto il tuo fine lo determinerai tu come fa Kant che non dice che di aver avuto gli imperativi categorici come Mosè dal Monte Sinai è la sua ragione che allora eh, determinerai i tuoi fini secondo la tua ragione però, sempre secondo me, tenendo conto come tiene conto Kant del fatto che questo dono, anche del dono del caso, cioè dell'evoluzione della specie. Per dirlo in termini più tecnici, dell'evoluzione della specie non si può capire diversamente perché non c'è nessun puro caso, c'è cioè, l'evoluzione dell della specie. Questo, 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 questo dono eh, tu devi questo dono del caso comunque ha quelle caratteristiche, e appunto come, eh, come dice Kant, di, di dover essere, se tu, se tu eh, su questa base indichi un tuo fine, vuoi indicare un tuo fine, dovrai sempre tener conto della natura di questo caso che ti ha donato l'essere libero. E allora questo tuo fine, come nel caso di Kant, dovrebbe essere un fine santo, tra virgolette, dice Kant, cioè in che senso? Incondizionato, com'è incondizionato il dono che hai avuto? e <ride> C'è poco da fare. Quindi in entrambi i casi, sia nel caso diciamo del credente, sia nel caso del, di un'etica puramente laica, in entrambi i casi se tu comprendi la natura del tuo essere libero dovrai cercare di corrispondervi, come dicevo, liberando liberando, cioè donando agli altri quella libertà che tu hai riconosciuto in te. Altre domande? Bene, e se non no, ci sono altre sta, domande... Proprio cima, in cima, in cima. Cim. Buonasera. Eh, buonasera, professore. Vole... Scusi se glielo chiedo in maniera un po' brusca, ma concretamente cosa bisognerebbe fare per essere liberi? Scusi. Liberare. Liberare Liber... per mostrare di essere liberi, per mostrare di, di aver compreso l'idea. Liberare incondizionatamente, per dimostrare quello che ho detto mille volte mi pare, eh, ma soltanto che dobbiamo giungerci perché se no diventa un'espressione buonista che non significa nulla. Se invece ci ragioniamo comprendiamo forse che, eh, non che, se no, che se non la diciamo così e non agiamo così non siamo liberi. Continuiamo ad essere dei cattivi nel senso non moralistico, ma letterale del termine, prigionieri del nostro egoismo, della nostra invidia, della nostra superbia, della nostra avarizia, cioè non liberi, cattivi. Eh, questo. Bene, ragioniamo sulla libertà, come dice il professor Cacciari, che ringrazio. L'appuntamento è per venerdì, in chiusura con Marcello Veneziani. Grazie a tutti.